Salve a tutti ragazzi, io sono Marucco e benvenuti in un nuovo video sul canale. Tra poche ore saluteremo il 2018. Arriverà un nuovo anno, oggi 31 dicembre, è anche l'occasione, questo è l'ultimo video del canale di quest'anno, per farvi i migliori auguri di buon anno. Quindi ho voluto fortemente che questo fosse l'ultimo video. E quale giorno migliore di questo per tirare le somme e vedere un po' cosa è successo in quest'anno per quanto riguarda The Sims 4 e speculare e vedere un po' cosa ci possiamo aspettare l'anno prossimo? Quindi direi che possiamo cominciare. Partiamo quindi dalle cose importanti. Il nostro sim guru Grant, il mio sim guru preferito, ha scritto su Twitter un post molto molto interessante. Ha detto infatti che il prossimo anno sarà per The Sims 4 un anno molto cool. Tiene a precisare che è un tweet molto molto vago e che non può spiegare in realtà la natura di quello che sta scrivendo. Probabilmente sarebbe spoilerare. Però ci assicura che il livello resterà alto. Ecco, negli ultimi giorni i Sim Guru ci hanno detto più volte di aspettarci almeno gli stessi contenuti di quest'anno e che cercheranno in tutti i modi di tenere alta l'asticella. E in effetti quest'anno su The Sims 4 è stato molto molto ricco. È stato un anno strano, devo dire, un anno di grandi sconvolgimenti, ma che poi è terminato nel migliore dei modi. Anche il nostro Sim Guru Ninja risponde a una domanda degli utenti, dicendo che il futuro, ovvero il 2019, sarà super divertente per quanto riguarda The Sims 4. E sicuramente ci saranno tante belle cose. Ma andiamo con ordine. Cosa abbiamo avuto quest'anno su The Sims 4? Ed è infatti il 16 gennaio quando la Maxis rilascia un nuovo staff pack. Al momento ne abbiamo 14. Arriva fra noi giorno di bucato staff. Uno staff pack che abbiamo scelto noi con dei sondaggi, dal logo ai contenuti alla tematica dello staff pack, che arriva da noi a gennaio. Devo dire, uno staff pack molto molto interessante, particolare, ha aggiunto le lavatrici, qualcosa che magari c'era già nei giochi base, ma comunque qualcosa che stavamo aspettando ed eravamo tutti felici di ottenere. Febbraio poi è stato il mese più bello, perché è arrivato fra noi il mio game pack preferito, Avventura nella giungla. Selva Dorada è bellissima, sapete che è il mio game pack preferito, probabilmente a livello di DLC io preferisco gli stessi game pack alle espansioni, e Selva Dorada è tanta roba ragazzi, davvero Avventura nella giungla mi piace un sacco. Ci spostiamo poi a marzo e qua qualcosa si incrina e si incrina davvero di brutto per quanto riguarda la community, perché viene cicciato fuori il mio primo animale staff. E qua ragazzi le persone insorgono dicendo che questo staff pack non è per niente coerente, perché comunque si lega a animali, quindi in realtà a cani e gatti, quindi è comunque una presa in giro, perché ci sono vestiti di cani, vestiti di gatti che dovevano essere in realtà già presenti nell'espansione. E qua ragazzi c'è il periodo nero di The Sims 4. Partono così due mesi di silenzio assoluto, due mesi dove io faccio tanti video news e info, dove facciamo tante speculazioni, dove non capiamo tutti cosa stia succedendo. Ci sono le svariate possibilità davanti a noi. Il fatto che The Sims 4 stia morendo a favore di The Sims 4 Mobile, in realtà The Sims Mobile, il fatto che siamo davanti a un The Sims 5, il fatto che probabilmente c'è un cambio di rotta. E devo dire che credo che quel periodo sia stato un mix di tutte queste cose messe insieme. Perché vi ricordo che c'erano dei tweet importanti che ci dicevano che alle 3 di giugno avremmo scoperto il futuro di The Sims 4. La pagina di The Sims francese diceva: e se vi dicessimo cosa ci sarà nel futuro di The Sims a giugno, non The Sims 4? Beh ragazzi, a oggi, 31 dicembre, io credo di aver capito poi in realtà quello che è successo. Probabilmente quest'anno era quello papabile per l'annuncio di un The Sims 5. Sarebbe stato coerente con i mesi, con gli anni, anche degli altri capitoli. Ma si è fatto un cambio di rotta. Credo proprio che ad un certo punto, visto che la community chiedeva a gran voce più contenuti per questo gioco, loro abbiano frenato e abbiano deciso di posticipare il 5. Ecco perché quei tweet erano veri all'epoca, a febbraio, ma a oggi sappiamo che sono assolutamente falsi, dal momento che ci hanno assicurato che The Sims 4 avrà almeno altri 3 anni di sviluppo. Da qui, ragazzi, tutte le polemiche del caso. Sono stati infangati in Sim Guru per settimane, memati, tanti meme, tante cose brutte. Davvero, ragazzi, è stato un periodo bruttissimo per la community, perché tutti dicevano che The Sims 4 in effetti era morto e comunque c'era The Sims Mobile, quindi non si capiva più il cambio di rotta della stessa casa. In realtà The Sims 4 lì ha vissuto un periodo abbastanza brutto, che però poi si è ripreso. E come se si è ripreso? Arriviamo così a maggio. Da febbraio a maggio in realtà le cose sono andate male, ma poi a maggio qualcosa si è sbloccato. Ciccia fuori, così a muzzo, un'immagine di un sim che cerca di giocare con uno spaventapasseri. E io lì faccio il video che probabilmente ha, credo, anticipato di poche ore quello che sarebbe successo. L'indomani viene annunciata The Sims 4 stagioni.
stagioni. E a quel punto tutti ci chiediamo, ma cosa sta succedendo? Perché se alle 3 dovevano dirci il futuro di The Sims 4, non poteva essere stagioni che era stata già rilasciata. Quindi aspettiamo tutti insieme giugno. Vi ricordo live di giugno dove volevamo scoprire tante cose e invece non hanno detto nulla. Quindi ancora una volta io credo che all'epoca dei tweet francesi probabilmente c'era davvero l'idea di annunciare un nuovo capitolo, qualcosa di nuovo, ma ci hanno ripensato, hanno pensato di continuare lo sviluppo di The Sims 4. Quindi arriva da noi a giugno la bella stagione, bellissima stagione ragazzi, probabilmente oggi è l'espansione più completa che abbiamo di The Sims 4. E io continuo a fare i video intanto, mentre ripercorriamo il 2018. Video un po' news, un po' particolari, se anche cominciano a scemare le news. L'avete notato? Dopo stagioni c'è un cambio repentino anche nella mia programmazione, ma non perché non volessi fare video news e info, semplicemente non ce n'erano. Da quando è stato rilasciato stagioni, i Simgur hanno cambiato completamente rotta a livello di marketing. Hanno cominciato a fare live stream dove cercavano di far vedere qualcosa, annunciare qualcosa, ma tweet piuttosto che Facebook eccetera eccetera, post in generale, non ne avevamo più. Hanno cambiato davvero tanto la rotta e sono cominciati però a spuntare nuove cose, ovvero nuovi contenuti gratuiti stavolta. Abbiamo cominciato ad avere le patch correttive e le patch che aggiungevano qualche oggetto. E di fatto a oggi queste hanno sostituito di fatto gli stessi staff pack. Non abbiamo più gli staff pack che avevamo prima. E infatti se ci pensate è da marzo che non abbiamo più uno staff pack. Il mio primo animale staff è l'ultimo che è stato rilasciato. E poi da lì abbiamo avuto appunto le patch correttive, ma le patch con anche oggetti particolari eccetera eccetera. E poi lì c'è stata la rivoluzione di The Sims 4, che credo continuerà anche nel 2019. Non abbiamo più gli staff pack, non abbiamo più avuto game pack, ne abbiamo avuto solo uno quest'anno, a differenza degli altri anni, che ne avevamo in realtà sempre due, ne venivano rilasciati due. Ma così dal nulla spunta la seconda espansione di quest'anno. Quest'anno abbiamo avuto ben due espansioni, non due game pack. La seconda, Get Famous, Nuove Stelle, che dir si voglia, beh, devo dire che ha segnato un passo importante rispetto anche alle news e le info. Un po' perché ha un colore che non ci aspettavamo. Ci aspettavamo tutti Università e l'espansione di colore giallo. Invece abbiamo avuto una nuova espansione completamente inedita che ha aggiunto un sacco di cose davvero molto molto belle e molto molto valida come espansione. Ma soprattutto non abbiamo avuto l'Università, non abbiamo più avuto la linea di pubblicazione legata all'arcobaleno. Quindi tutto è cambiato, ragazzi. E siamo arrivati a oggi a non sapere cosa ci dobbiamo aspettare per The Sims 4. Leggiamo infatti qua che il prossimo anno sarà super fun, super divertente per The Sims 4. Cosa può voler dire questo? Se prendiamo la parola super divertente, a me viene in mente la possibilità che su The Sims 4 arrivino dei divertimenti, inteso come parchi divertimenti. Qualcosa legato magari a delle fasce d'età. Vi ricordo che negli ultime settimane sono uscite delle speculazioni che dicono che i nostri Sim Guru stanno lavorando a delle fasce d'età. Addirittura si pensa che aggiungeranno a breve una nuova fascia d'età che va dal bambino all'adolescente, quindi un preadolescente che dovrebbe essere un po' un bambino che va alle scuole medie, per buttarla lì. Quindi perché non buttare fuori anche un DLC, un'espansione a tema divertimento, super fun? Potrebbe essere quello, ma in effetti la parola fun potrebbe anche essere divertente in maniera generica. In realtà tutte le espansioni sono divertenti e hanno delle interazioni divertenti. Stessa cosa non si può dire per il Sim Guru Grant, però, che qua usa un aggettivo molto diverso. Sarà super cool. E super cool cosa potrebbe voler dire? Fama? Popolarità? Beh ragazzi, quella ce l'abbiamo già. Quindi, se la popolarità l'abbiamo, è possibile che cool si possa riferire a, che so, la moda? Quindi qualche espansione che introduce bene bene il concetto di stilista, moda, creatore di vestiti, sfilate, modelli, modelle e tutto quello che ne concerne? Potrebbe essere più interessante, in effetti potrebbe essere anche più coerente con la parola super cool. Darebbero in effetti un'espansione che richiedono un po' tutti, che è già presente su The Sims Mobile e che in tanti stanno chiedendo su The Sims 4, ovvero qualcosa legato alla moda ma a 360 gradi. Non so, magari anche la carriera di parrucchiere o magari il fatto che i capelli appunto si possono cambiare non solo dal Crown Sim, ma magari in maniera un pochino più coerente e realistica, magari crescono o si possono tagliare. Potrebbe essere interessante. Queste però ragazzi sono cose certe. Quindi partendo da super cool e super divertente, io mi sto immaginando un anno pieno di cose del genere. Super cool, mi ha fatto venire in mente la moda, non chiedetemi perché, magari una chimera e magari non ci azzeccherò mai. Però io qua, io lo dico e lo nego, a me pare proprio così. Cioè se dovessero cicciare fuori un'espansione che
fa parte della moda piuttosto che qualcos'altro legato a quello, probabilmente non sarebbe male e davvero accontenterebbero tantissima gente. Ma andiamo a vedere quello che invece io vorrei il prossimo anno. Perché da domani, ragazzi, ripartiamo. Ripartiamo con un nuovo anno pieno di cose. E se davvero l'asticella resterà così alta e dovremmo aspettarci almeno gli stessi contenuti di quest'anno, a detta loro e anche a detta del nostro Andrew Wilson, che in effetti poi ci ha anche azzeccato, ci aveva detto che nell'ultimo trimestre avremmo avuto tante cose, cosa ci dobbiamo aspettare l'anno prossimo su The Sims 4? O meglio, cosa vorremmo aspettarci su The Sims 4? Personalmente credo che il 2019 sia l'anno perfetto per il ritorno del sovrannaturale. Sapete bene che io chiedo a gran voce i licantropi, che mi piacciono un sacco, ma so anche bene, ne so per certo, che nei sondaggi vincono di gran lunga le streghe. Quindi se mai dovessero cicciare fuori un game pack, sono abbastanza sicuro che i game pack non sono spariti dalla circolazione e torneranno quest'anno, o meglio da domani, ovvero l'anno prossimo. E se dovessero cicciarlo fuori, probabilmente sarà un game pack a tema streghe, perché sono quelle più quotate, quelle che in tanti state chiedendo e aspettate di più. Ma questo non esclude il fatto che in futuro aggiungeranno anche i licantropi, speriamo. Sappiamo infatti dagli stessi Sim Guru che loro reputano il sistema di game pack di vampiri molto molto vincente, e io sono d'accordissimo, quindi se mi cicciano fuori un altro game pack, ve l'ho già spiegato più volte, non mi aspetto più Supernatural inteso come espansione dove ci sono tutte le creature, ma mi aspetto una creatura per game pack. Quindi probabilmente in questi primi mesi dell'anno ci potrebbero essere le streghe o un game pack. Io me lo auguro, ragazzi, perché credo proprio che il 2019 abbia bisogno di un nuovo, di una nuova in realtà espansione, ma di una nuova creatura sovrannaturale, e da un po' che mancano, e secondo me è caso che vengano introdotte. Ma aspetto degli staff pack quest'anno? Assolutamente no, ragazzi, non mi aspetto altri staff pack, ma mi aspetto delle patch che aggiungeranno oggetti gratuiti. L'hanno praticamente detto, ragazzi, d'ora in poi ce le cicceranno fuori molto molto di frequente, non so con quale frequenza, ma sicuramente avremo altre patch e altri oggetti gratuiti. E fra gli oggetti gratuiti probabilmente ci saranno delle nuove funzioni di gioco, e ne parleremo più avanti. Torniamo ai DLC. Se mi aspetto quindi un game pack a tema streghe, e supponiamo che come l'anno scorso ce ne esca solo uno, quindi l'abbiamo già bruciato con le streghe, cosa ci rimane in ballo? Un'espansione? Due espansioni? Se una è l'espansione super cool, che potrebbe voler dire qualcosa legato alla moda, l'altra quale sarà? Io credo proprio, ragazzi, che il 2019 potrebbe a questo punto essere davvero l'anno dell'arrivo di università, se anche non credo si chiamerà così. Mi aspetto un'espansione che sia gialla e mi aspetto un'espansione che si chiama Get to School. Lo dico sempre, e Get to School in realtà è una realtà perché c'è una mod che implementa già quella roba là. Però sulla scia degli altri, Get Famous, Get Together, Get eccetera, 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 Get to School secondo me sarebbe molto molto coerente e sarebbe anche il mio desiderio più grande. Io lo dico da mesi, io vorrei un'espansione legata non all'università ma alla scuola, ovvero la possibilità di mandare i bebè all'asilo, magari in modo attivo, i bambini alla scuola elementare, alle medie, e qua si ricollega al fatto che stanno lavorando a una nuova fascia d'età, ragazzi, medie, liceo e università, e l'università probabilmente sarebbe anche il caso di farla frequentare giovani adulti, mentre gli adolescenti potrebbero fare il liceo forse, e poi la nuova fascia d'età potrebbe essere rilasciata per le medie. Quindi sarebbe molto molto coerente, se davvero loro stanno lavorando alle fasce d'età e vogliono implementarne una nuova, potrebbe essere il caso che con Get to School, un'eventuale università espansione della scuola, potrebbe tornare e il cerchio si chiuderebbe, sarebbe anche coerente e realistico. Quindi ragazzi, io mi aspetto due espansioni quest'anno e un game pack, sì. Sì ragazzi, probabilmente sì, mi aspetto almeno due espansioni anche quest'anno e un game pack. Però potremmo essere anche delusi fortemente tutti, in maniera positiva però, perché se ci pensate loro ci hanno sottoposto a dei sondaggi. Vi ricordo che in quei sondaggi c'erano le creature sovrannaturali, l'amico immaginario, i viaggi nel tempo, tante cose ragazzi, anche la fattoria, cioè potrebbero stupirci con tante cose. A detta degli sviluppatori la fattoria è anche una grandissima idea, quindi credo la prenderanno in considerazione, lo spero davvero perché è l'espansione che aspetto da una vita su The Sims. Ma oltre a quello, secondo me potrebbero anche mettere le basi con i sondaggi che abbiamo già visto, quindi negli scorsi mesi. Quindi io non mi stupirei se anche quest'anno non uscisse un'università o magari un'espansione che mi aspetto, perché secondo me ci stupiranno, e se davvero
ci stanno un po' proponendo in questi tweet il fatto che sarà super cool piuttosto che divertentissimo, io mi aspetto tante cose magari anche inedite e secondo me renderanno The Sims 4 molto molto più ricco. Ultima questione del quale voglio parlare con voi ragazzi sono le funzioni. Quest'anno ne abbiamo avuto tante, belle, alcune già viste, alcune inedite. Parlo infatti del terraforming, uno strumento già presente nei giochi base di The Sims degli altri capitoli, ma che è tornato a gran voce su The Sims 4. E soprattutto abbiamo avuto la visuale in prima persona. Grandissima novità, sfruttata poco, sfruttata tanto, non mi piace, mi fa venire la nausea, la uso, non la uso. Quello in realtà è soggettivo. Sta di fatto che è una funzione innovativa che non avevamo mai avuto su The Sims e quindi, ragazzi, è stata rilasciata con le patch. Quest'anno avremo altre funzionalità? Io credo proprio di sì. E quali vorrei avere? Beh, ragazzi, 2019 secondo me dovrebbe essere l'anno dove viene proposta come funzione primaria il crea uno stile, una funzione che era presente su The Sims 3 base, ovvero la possibilità con un pattern e anche con delle texture di cambiare lo stile a tutti gli oggetti e tutte le cose. E perché non ricollegarla all'espansione super cool della moda? Ecco, in effetti potrebbe essere una conseguenza delle due, quindi secondo me il ritorno di un papabile pannello con il crea uno stile potrebbe essere molto molto realistico e molto molto utile per tutti noi. Altra funzione che secondo me dovrebbero implementare assolutamente arrivati a questo punto è il crea uno scenario o crea un mondo che dir si voglia. Voglio che nella galleria io possa creare uno scenario e condividerlo o scaricare i vostri scenari. Sarebbe bellissimo ragazzi avere uno strumento che ci permette appunto di creare i nostri scenari, perché è giusto giocare negli scenari presenti nelle espansioni, ma pensate anche a una miniserie o una serie o un gameplay fatto sul nostro quartiere, costruito da noi con le nostre caratteristiche, che poi possiamo anche condividere fra noi, quindi trovarlo in galleria. Ecco, mi piacerebbe molto questa implementazione, io spero ci pensino perché è da un po' che ci penso io e sinceramente non mi dispiacerebbe affatto. E fossi in voi, io non sarei troppo preoccupato da The Sims 4, questo gioco io davvero lo conosco dall'inizio, l'ho giocato fin dal primo capitolo. E come sempre acquisto le espansioni quasi ad occhi chiusi, pago le espansioni a prezzo pieno al day one perché non mi interessa, so benissimo che mi stupiranno. Se anche mettono un divano che a me piace o una sedia che a me piace, magari tutto il resto non mi piace, comunque la compro perché mi piace collezionarli, ma mi piace anche supportare il lavoro dei Sim Guru. Lo sapete davvero, io ci sono molto molto legato e quest'anno è stato anche un anno molto molto speciale per me. E questa è la prova ragazzi, lo state vedendo davanti a voi. Questo è un tweet della Sim Guru Kate che dice: beh, quando posso trasferirmi nella Tuscan Villa di Maruko TM? Perché io ho tutto pronto per andare. Ragazzi, è stato molto strano vederlo su Twitter, ma questa è anche l'occasione per ringraziarvi per quest'anno. Quest'anno è stato molto speciale per me, siete cresciuti tantissimo. Io spero che il 2019 sia ancora un anno di crescita. Ma ci sono state tante novità importanti e una è questa ragazzi, vedere il tuo nome scritto dai Sim Guru ma in realtà dagli sviluppatori di un gioco che giochi da 18 anni è particolare, fa un certo effetto, devo essere sincero, sono rimasto un po' strano quando l'ho visto, sono rimasto qualche secondo in silenzio, ho detto ma cosa sta succedendo? E questo ragazzi potrebbe capitare anche in futuro perché i Plumbo Plugs sono semplicemente dei concorsi dove ci richiedono di costruire qualcosa su The Sims 4 e magari loro la postano nelle loro pagine di Twitter. Quindi magari anche nel 2019 vedremo qualche creazioncina. Magari mi piacerebbe molto anche postare qualcosa che facciamo insieme in live su The Sims 4 perché, che so, magari qualcuno di voi mi dice metti quella lampada e in quel caso lì il lotto che viene condiviso dalla Sim Guru Kate non sarebbe solo mio ma sarebbe anche dell'utente di uno di voi che mi ha detto di mettere quella lampada. Quindi mi piacerebbe molto che nel 2019 vedessimo le nostre creazioni, non le mie creazioni, magari sulle pagine di Sim Guru. Quindi io mi divertirò tantissimo a buildare tutte le domeniche alle 16 con voi, dalla prossima domenica per tutto l'anno. Ormai live resteranno un appuntamento fisso la domenica, probabilmente anche il mercoledì, però di sicuro la domenica alle 16 ci vedremo sempre in live per costruire le nostre belle cose ignoranti su The Sims 4 e magari farle vedere noi stessi ai Sim Guru. Ma detto ciò ragazzi vi dico che per questo video è tutto, pensavo sarebbe uscito molto molto più corto, ma sapete che io parlo tanto e parlare dell'anno passato, un po' dell'anno che vorrei che arrivasse,
basse su The Sims 4, quindi DLC eccetera eccetera, le speculazioni, ho fatto un po' tardi con le mie parole, però spero comunque vi sia piaciuto e fatemi sapere ovviamente sotto nei commenti che ne pensate di tutto quello che ho detto e ovviamente fatemi anche voi la lista dei DLC che vorreste vedere nel 2019. Detto ciò, io approfitto per farvi i migliori auguri di buon anno, questo è l'ultimo video dell'anno, domani ne uscirà un altro, quindi ci vediamo fra poche ore, ma ci vediamo l'anno prossimo. Quindi per il momento ci fermiamo così, io spero che questo video vi sia piaciuto e se così vi invito a mettere un mi piace, iscrivetevi al canale e fammi sapere sotto nei commenti che ne pensate. Vi faccio ancora tanti auguri, vi do appuntamento al prossimo e vi dico ciao a tutti!